quanto tempo c'è ancora? Andiamo. 25 minuti. L'ultima sera di viaggio, dopo 6 mesi di avventura lungo tutto l'oceano. Quindi volevo fare un po' partecipi di questa situazione. Mi sono accampato presto, ho fatto già 400 km. Per oggi vanno bene, mi sono lasciato per l'ultima tratta un altro pezzo di 400. Domani saranno 6 mesi esatti che sono partito, perché ho lasciato Brisbane il 10 settembre del 2007, e domani sarà il 10 febbraio del 2008. Quindi 6 mesi di viaggio per questo tour chiamato il Tour d'Oceania, che mi ha portato in giro per tutta l'Australia, Tasmania compresa, e per tutta la Nuova Zelanda. E che vi devo dire? È stata un'avventura bella, cioè una delle cose più intense che abbia mai fatto nella mia vita. Ovviamente è stata un'esperienza bellissima, completamente diversa da quelli che sono stati i miei viaggi precedenti in Asia durante gli anni passati, ma non direi che sia stato uno dei migliori viaggi, perché ci sono state tante belle cose, ma ce ne sono state anche tante, non ce ne sono state molte che hanno caratterizzato i viaggi precedenti. Prima fra tutto, delle grosse mancanze che questo tour di Oceania ha avuto sono state le persone, vale a dire che i locali, per quanto ospitali e curiosi si siano mostrati, non saranno mai e non sono mai stati ospitali e umani come gli asiatici nei paesi del sud-est asiatico. Per cui vedrete, e come avete visto nei filmati, ci sono tanti scenari, tanti paesaggi, tante scene bellissime di posti esotici, dove però manca questa sorta di tattilità o umanità, questa sorta di approccio anche spirituale, se vogliamo, con le persone del posto. Per cui spero di ritrovare questa sorta di tocco locale anche, non solo in Asia, ma anche in Sud America, dove andrò l'anno prossimo. Adesso mi trovo, ve lo dico subito, mi trovo esattamente a Mount Sats, su una delle stradine sceniche, a costo, diciamo, mi sto avventurando in quelle stradine meno trafficate, giusto per avere un attimo di respiro e per avere materiale buono da mostrarvi. E quindi sono accampato e ci sono altri quattro viaggiatori qua con la macchina, hanno già montato la tenda. Strano come di quattro, tre siano ragazze e uno sia maschio, per cui stasera è necessario condividere un po' quello che Dio ha, quello che c'è da offrire, perché tre donne con maschio mi sembra proprio uno spreco. Sono tutti canadesi, poi qui bisogna fare una sorta di scambio culturale. Domani mi sveglierò presto e farò l'ultima parte della Nuova Zelanda, mi fermerò a Brisbane, dove si spera troverò lavoro nella miniera d'oro come autista, questa non va bene, non so la parte di bagno. Subito l'errore, bellissimo errore. E se trovo questo lavoro sarò in grado di mettere da parte un po' di soldi con cui pagarmi il volo in Cile ed anche la... la spedizione della moto. Questa moto, per un caso eccezionale, si dovrà imbarcare l'aeroplano con me, perché a conti fatti conviene di più che mandarla via mare.
Per cui incrociamo le dita, speriamo che questa cosa vada in porto. Se non va in porto mi toccherà guidare di nuovo fino al nord della Nuova Zelanda e poi dopo cercare un lavoro con l'agenzia degli asili nidi che ho usato in Australia, ma considerata la paga spero proprio di trovare la volo nella miniera. Ora qui comincio a avere fame, qui mi sto muovendo, che voglio mangiare. Mi si è rotto il cuscino, quindi questo è l'unico cuscino che ho. E me lo devo far bastare. Schiento la giacca. Pantaloni. E tanti pioggia. È bella morbida. Non basta mai. Poi sacco a pelo. Non avrei problemi con la carburazione, infatti appena mi fermo cercherò di contattare Max per vedere un po' se riesce a sistemare questa cosa. 200 km non c'è, quanti soldi